Nel periodo dell'antica Roma, il Senato romano era la più autorevole assemblea. Secondo la storia, il Senato fu costituito da Romolo, il fondatore di Roma, ed era strutturato da uomini di una certa esperienza e saggezza, i cui consigli erano fondamentali per il bene dell'antica Roma. I senatori, detti anche patres. Giove, ma tu così? Un senatore di Roma. E come ti chiami? Patres. Patres? Ma io passo cazzo che hai fatto la prima comunione, chi sto? A distanza di numerosi anni, nella nostra città esiste, per così dire, la stessa autorevole assemblea, i consiglieri comunali, i patres, saggezza e esperienza. Quest'anno si rinnova il consiglio comunale e i cittadini di Agrigento sono chiamati al voto per scegliere un consigliere su 381 aspiranti candidati. Una guerra alla ricerca di un voto. Ma lo fanno per amore di Agrigento o per un po' di travaglio? Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là, che confusione. Guarda lì, guarda là, che maleducazione. Il 6 e 7 maggio che cosa ci sarà? Il 7 maggio che ci sarà? 6 e 7 maggio ora, prossimo. Dice che c'è l'elezione, che ci sarà? Elezione, ecco. Lei lo sa che ci sono 382 consiglieri, aspiranti consiglieri, lo sa lei, no? Certo che lo sa. Come siamo combinati? Come siamo combinati? Abbiamo detto 3 quarti, cangiere per lì siamo sempre scarsi di travaglio. È venuto qualcuno per chiedere il voto? Se ne viene qua tanta abbondante qua, è un momento adatto e opportuno per fare queste domande. Qua come sono volentieri di qua, come lo volentieri di là. Cuofro caffè di qua, cuofro caffè di là. Esatto, vedi che alleggiare la linea corrente. Election Administration. Il festeggio è kind bot. Buongiorno. Buongiorno. Elezioni amministrative. Non me lo faccio dire niente. No, non vuole dire niente. Ma guardi, io non so se... Tanti, sono pochi. Sono tanti e sicuramente magari c'è qualcuno che pensa di risolvere il problema dell'occupazione andando a fare consigliere comunale e percependo il gettone. Lei è stressata in questo periodo che magari arrivano telefonate da persone che magari non sente non so da quanto tempo e ora si... Ora siamo tutti amici. Siamo stanchi, è vero o no? 6 e 7 maggio, votazione. Stiamo a perdersi cuore. Ma lei lo sa che il 6 e 7 maggio ci sono le votazioni, lo sa no? Sì, è un giorno che è giornata. Chi cosa? Casi che sono tutti l'altri. Ah, giù, vabbè. La gente muore la fame. Chi è che vuole, che c'ha a dire? Dico, ma lei ci andrà a votare? Ci vai! Per nudo. Come ha scritto qualche sciocco, molti sono prestanome per riempire le liste. Per nudo. Voglio contribuire con il tuo sostegno. Credo che sia arrivato il momento di non giocare a nascondino. Questo molo, che dovrebbe essere, diciamo... Cosa ne pensa? No, non mi interessa. Lascia andare, no. Non le interessa? Ci andrà a votare almeno questo? No. Quale motivo? Lo diciamo subito. No, perché non mi interessa niente. Che fanno schifo tutti, punto e basta. Pensa che questa nuova amministrazione, ora del 6-7 maggio, risolverà qualcosa? Franca, tra di noi. Non risolverà niente questa amministrazione, sono tutti uguali. Sono tutti ladri, disonesti e farabutti. Per noi sono lì non per andare a servire, ma per servirsi del potere. Buona giornata. Ma voi che fate, interviste? Sì. Da Rai? No, magari Dio, cioè, Italiacas. E la signora che... No. E lui è un senatore romano. No, ho capito. Fai il Caligola. Esiste per voi l'impossibile? Non prometto posti di lavoro perché credo nella meritocrazia. Quindi. E tu che fa così? È la nata. Che se caso sono disgraziati, che se caso basta che sbaglio una parola. Ti fanno arrestare. Arrivederci. Buongiorno. Caro Caligola. Sì. Ora capisco perché hai fatto senatore il tuo cavallo. La maggior parte tutti disoccupati sono, quindi... Sarà un motivo perché si presenta. È normale. In queste elezioni amministrative non si capisce più niente. C'è anche qualcuno che si stampa i giubbotti con scritto qua, scrivi fogna nella scheda elettorale. Ecco, scusi.
Sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, salve, Ioppolo, piacere. Qua c'è il mio. Io Giancax. Ave Cesare. Un consigliere romano. E allora? C'è qualcuno. C'è gente che spende soldi per i volantini e c'è gente che spende soldi per. Ho pensato di fare una propaganda garibaldina facendomi incidere nel mio cappotto personale la parola fogna, cioè ossia di scrivere nella scheda elettorale la parola fogna, perché credo che Agrigento è una grande cloaca, ormai non funziona niente, non funziona l'acqua, non funziona niente assorbare, non funziona nessuno. Dove vuole arrivare allora? Che cosa ha fatto? Il municipio di Agrigento è amico di questi tipi di animali, cioè dei Godzilla che ingoiano tutto quello che trovano. Quindi a San Gesù qua in Sicilia. Cosa rappresenta qua? C'è un. E qua mi trovo io, sì, a Gardeland, quando sono andato a Verona, che c'era Godzilla. E allora, camminando con la mente effervescente che ho, ho fatto mangiare a Godzilla Arnone. Per quale motivo? Perché il suo modo si vivente, il suo modo di condurre la cosa pubblica, non ritengo che sia utile. E allora, poi il manifesto che ho fatto fare stamattina, sempre offendendo il mio portafoglio che è a lutto, ho fatto a Buffopoli e Magnacciopoli. Io mi chiamo Salvatore, sono candidato. Allora, perché ti candidi al Consiglio Comunale? Io mi candido al Consiglio Comunale per portare a questa città una nuova visuale per noi giovani. Quindi diciamo una cosa, che cosa rappresenta il Consigliere Comunale? Il Consigliere Comunale rappresenta principalmente la nostra città e quello che c'è nella nostra città. Allora, e questa crisi economica lo sa, giusto? Ormai non si capisce più niente, è vero? Sì, effettivamente sì. E che cosa ne pensa lei di questo articolo 18? L'articolo 18 non è che prevede molto, però i tagli sul finanziamento dei partiti devono essere rispettati, perché effettivamente... L'articolo 18 cos'è? L'articolo 18 prevede i tagli dei finanziamenti sui partiti. Allora, questo qua che cosa rappresenta? Questo di qua rappresenta il simbolo della provincia, invece questo è il simbolo del nostro comune. Allora, lei si presenta candidato consigliere, giusto? Sì. Come mai si presenta? Per quale motivo si presenta? Per essere utile alla società civile. Abbiamo due stemmi, giusto? Sì. Uno rappresenta... Questa è la città dei templi. Questo rappresenta... Questo cos'è questo? Questo non lo conosco, sarà di qualche altro ente. Qualche altro ente. Altro comune. Lo vuole sapere così? Sì, sì. Questo è della provincia. Ah, va bene, ok, a posto. Quindi questo è lo stemma comune di Agrigento? No, ste torri è un Gesù. Non lo so. No, non lo so, non lo so, non lo so. Non l'ho mai approfondito. Lo vuole sapere? O... Sì, sì, certo. Allora, bisogna sempre. Sì, certo. Allora, umilmente chiedo... Giusto, di allora, capire cosa è lo stemma del comune di Agrigento. Questo sì, lo so che è lo stemma del comune di Agrigento, non la storia, diciamo. No, non vogliamo sapere la storia. Cioè, quindi, se questo rappresenta il comune di Agrigento, questo rappresenta. No, non lo so. Cosa rappresenta? La provincia di Agrigento. Ah, lo stemma della provincia di Agrigento. Questo rappresenta, diciamo, un casato può rappresentare pure, perché come lei sa ci sono i casati, ognuno di noi come cognome abbiamo il nostro stemma, diciamo, nell'araldica abbiamo il nostro stemma nobile, familiare, diciamo. Questo, ma non è questo. Questo è lo stemma della provincia di Agrigento. Ah, lo stemma della provincia, io quasi quasi questo dello stemma della provincia non ci avevo fatto mai caso. Se io sarò consigliere comunale dovremmo occuparci veramente delle cose molto molto più concrete e delle emergenze che ci sono in questa città, che non sono... Parti attaccare, ora mi parla di spazzatura, Di spazzatura, centro storico. Di pulizia delle strade. Di pulizia per le strade. Sempre gli stessi fissari. Ogni 5 anni sanno assendere sempre gli stessi fissari. Ma ce ne sono cose da fare ad Agrigento prima di pensare ci ne trovai, in grande, sì, direi di sì. Per nudo. Agrigento è completamente invasa, di sti santini caettati all'acqua vento, da lei che subeggia. Migliaia e migliaia di euro soltanto per 20, 30 giorni. Usaci, signor, lei sa ti stanno pure, hai ragione, lo so. Quindi facciamo una cosa.
vediamo di proporre una colletta a questi candidati e dare qualcosa per i cristiani che hanno bisogno, tipo la mensa della solidarietà, che fa qualcosa per i cristiani con un buon portare pane a casa, è vero o no? Giusto, certo. Dale, a una camina va, a una dai. Almeno facciamo qualcosa per la città. Ci promette davanti le telecamere che prossimamente darà l'equivalente di 100 facsimili. Cioè niente, un equivalente di 100 facsimili per la mensa della solidarietà. Ce lo promette? Ci mancherebbe. Prossimamente. Ok, allora, vai! Metto qua qualcosina per la mensa solidarietà. Va bene, ok. Sono... Vabbè, se vuole dai il resto, cioè... Grazie. Grazie a lei e buona fortuna. A voi. Prego, mettiamo qualcosa. Okay. Ok, va bene. Grazie, signor Francesco, in bocca al lupo per la sua candidatura, va bene? Crepi. Crepi, ok. Piacere, Ioppolo, lei è? Sono Maria Grazia. Che chi è qua? Io sono qua la responsabile della mensa della solidarietà. Siete finanziati da chi? Oh, noi a finanziarci è la provvidenza. Prego, il ricavato di queste elezioni amministrative alla responsabile della mensa. Prego, prego. Bene, serviranno per comprare forchette, piatti e bicchieri. Missione compiuta. In conclusione, possiamo dire ufficialmente che le elezioni servono per mangiare.